E bentornati amici, bentornati a Bubutaghe del mercoledì. Siamo qua io e Giulio Berghella in attesa di ascoltarvi per i vostri commenti. Qual è il numero, Giulio, di telefono Buonasera a per tutti, ciao, il numero di telefono se volete scriverci è il 347-9789-040, ve lo ripeto, 347-9789-040. Per chi scrive, no, non daremo un ricco premio, perché, ma lo faremo, prima o poi lo faremo, faremo l'estrazione anche noi, come radio, quelle serie, per dare un premio. Però comunque adesso, se volete scriverci, questo è il numero. Ed ecco qua, e noi siamo qui con voi e adesso parleremo di cosmesi, poi parleremo di tante altre cose molto carine, ma parleremo pure di che cosa ha detto Mara Venier. Cosa ha detto Mara Venier? Giulio, Mara Venier, Mara Venier ha Mara Venier. detto delle cose, lo scopriremo nel corso Poi della. Mara Venier quando Quando dice, dice, la ecco. zia Mara dice, la E zia. poi vi ricordate il sì, il motorino dove si andava in due, tre? I vostri ricordi, partecipate, dai, vogliamo sentire i vostri ricordi, se va mai fermata la polizia, se vanno mai fermati i carabinieri, vanno fatto la multa e ritirato il motorino. E poi parleremo di un crime, un delitto avvenuto a Perugia, molto, molto famoso, è diventato veramente famoso, il delitto di Meredith Catcher. E poi ci saranno delle strane notizie, ma questa volta sono proprio strane comunque. Ma d'altronde la nostra qui si chiama Bubutaghe, Bubutaghe, e sono che già dobbiamo fare? Che dobbiamo cose fare? strane. Vai con la musica, Giulio. Cosmesi, Cosmesi, un lungo viaggio che parte da lontano. Gli egizi si cospargevano di unguenti, allungavano gli occhi col kajal e dipingevano le labbra con un ossido di rame e ferro. I pitti scozzesi e i nativi americani si dipingevano il corpo, i popoli mesopotamici coloravano il volto con l'ocra. I fenici inventarono il sapone, gli arabi l'acqua di rose, l'orpimento, un composto dell'arsenico, venne utilizzato come depilatore. La regina Semiramide si lavava con le acque di birra per mantenere la pelle morbida. Poppea faceva uso di latte Chi bello vuole apparire non solo deve soffrire, ma rischia la salute. Eh beh, i greci si coloravano il volto con l'unguento al piombo bianco, pensate voi. Il piombo si trovava anche in una crema antietà di metà 800. Pare che la pelle rimanesse giovane più a lungo, ma il prezzo da pagare erano, pensate un po', la nausea, il mal di testa e in alcuni casi addirittura la paralisi. Tutto questo per rimanere belli, eh? Anche la paralisi. Poi rimanevi così, crack, vabbè. Nel 1910 fu inventato il primo rossetto. Il colore biondo platino dell'attrice Jane Erlow era ottenuto con l'ammoniaca, candeggina Clorox e scaglie di sapone Lux. Lo sapone del gas, diceva una volta. Eh beh, tutte queste erano rimedi per rimanere belli, quindi la cosmesi, signori, parte da lontano, come questa bellissima canzone di Elio e le storie tese, la canzone mononota.